Siamo a San Teodoro, a Roma, nel convento di San Teodoro, dove ho avuto l'onore di ospitare un martire, Massimiliano Kolbe, che sia Grande giornalista. grande giornalista e uomo che ha speso la vita per la vita degli altri. E questo è un luogo dove Articolo 21 si riunisce spesso e per questo siamo venuti questa mattina da Padre Enzo Fortunato, che è uno dei soci fondatori, diciamo, di Articolo 21, per portare la tessera dell'associazione, ma anche per concordare con lui se sarà d'accordo di fare una grande iniziativa sul messaggio del Papa, connettersi con il cuore, l'intelligenza artificiale. L'idea è il 27 gennaio di fare un grande corso di Ci formazione. sono e sicuramente scegliete la sede qui o a Assisi e andiamo avanti perché credo che siamo chiamati a impegnarci. Io porto con me, a proposito di intelligenza artificiale, che mi pare che questo è il focus che vogliamo dare alla Messaggio luce proprio del del messaggio Papa. di Papa Francesco per la giornata mondiale della comunicazione. Sono stato ad Oxford e quindi ho avuto modo di incontrare alcuni esperti dell'intelligenza artificiale e voi sapete che uno dei pionieri sta proprio lì all'università, al Magdalen College. E a un certo punto mi è rimasta impressa questa affermazione: a me non mi preoccupa l'intelligenza artificiale, mi preoccupa la stupidità umana. Ecco, io credo che questa potrebbe essere già una pista che può orientare il nostro lavoro, che in chiave francescana ci dice di connetterci davvero con tutto ciò che ci circonda, accogliere, quindi che connettersi significa anche accogliere, ma anche guardare alla responsabilità che l'uomo ha con le nuove tecnologie. Ricordatelo. E a proposito di memoria, sì, ringrazio Padre Enzo, ricordate anche un'altra cosa, che il 10 dicembre noi saremo anche con Padre Enzo, con la Tavola della Pace, ad Sì. Assisi, per la marcia Perugia-Assisi, una edizione straordinaria per chiedere il cessate il fuoco a Gaza, e poi se posso, non mi dà neanche un piccolo contributo economico, voglio avvertirvi, No, quelle semmai li chiediamo. bravissimo, molto più sveglio di me. Prendete questo libro che ha scritto Padre Enzo con Aldo Cagnoli, c'è una prefazione straordinaria anche di Papa Francesco, l'Enciclica dei Bambini, con parole straordinarie sul Anzi, tema devo della fare, io non te l'ho data parole ancora. straordinarie Facciamo, stiamo sulla facendo in guerra. diretta, Siamo più in quindi. diretta di così. Adesso lui se ne va, No, no, guardate. aspetta, eccoci qua. Ringrazio intanto gli amici della cooperativa Auxilium, che chiamoci. Eccoci Che qua. assistono in tutti i modi, vi giuro che Padre Enzo sta per tornare. Sì, eccoci qua, eccoci qua. Questo è per Articolo 21, non è Ecco, per me. per articolo 21, Beppe, il Papa ci ha ricordato una cosa nell'incontro che abbiamo vissuto il 6 novembre, a proposito di stampa, lo sai, oltre 2000 pagine di Un articoli. evento straordinario Sì, con sì, sì, sì. 8.000 bambini 8000 e bambini. bambini. E c'è una frase che io porto con me di quell'incontro, tantissime, un po' Papa Francesco, l'avete visto tutti, quindi non sto qui a ripetermi, però c'è una frase, un'affermazione detta dietro le quinte di una bambina di Gaza che ha partecipato. Dice: Padre Enzo, ma noi vogliamo bene ai bambini israeliani. Ecco, questo è quello che vogliamo. Grazie davvero e l'appuntamento prossimo con Padre Enzo sarà il La 10 tessera, però dove sta? ad Assisi, me la sono ripresa la tessera, però avete visto che ha detto la tessera, quindi vuol dire che è affezionata all'associazione e gliela do Eccola qua. con grande gioia. Grazie, Buon arrivederci, lavoro. buon lavoro a tutti e a tutti.